È stato presentato nell'aula consiliare del comune di Agropoli il roster del New Basket Agropoli che affronterà il campionato di Serie C Gold per la stagione 2020-2021. È composto da 16 elementi, alcuni dei quali compongono la vecchia guardia, 5 esterni, i restanti aggregati dall'Under 18. Questi componenti Valentas Tarolis, Luigi Borrelli, Arturo Farese, Filippo Cordici, Giuseppe Lepre, Amedeo Norci, Federico Pierleoni, Francesco Scala, Radom Pichi, Francesco Cantarella, Giuseppe Salerno, Vincenzo Salerno, Marco Prearo, David Botti, Antonio Lepre, Davide D'Angelo. Questo invece è lo staff tecnico. La guida della prima squadra sarà affidata a coach Franco Lepre, coadiuvato dal secondo e allenatore dell'Under 18 Fabrizio Rosolino. Il preparatore atletico è Antonio Moliterno, mentre il fisioterapista è Domenico Nese. Siamo partiti da una situazione di molta incertezza, che poi man mano, diciamo, in modo insperato ha avuto dei riscontri positivi. La BCC, il consolidamento dell'ISUM, MD che ha riconsolidato ancora la nostra partnership, anche inserendo Deco come parte, e generali. Siamo, sì, squadra giovane, però abbastanza ambiziosi. Cosa si aspetta però da questi ragazzi? Prima di tutto che debbano crescere, fondamentale. Cioè una squadra di riferimento è importante perché loro si sentano proiettati a questa realtà ed è importante. Poi abbiamo costruito una squadra chiaramente tenendo conto di quello che stiamo vivendo, perché non ci possiamo dimenticare quello che abbiamo vissuto e che forse saremo costretti a vivere e a convivere ancora con questa realtà. Quindi dobbiamo lavorare. Il nostro coach dice che abbiamo costruito una squadra per lavorare, siamo qui per crescere. Gli altri anni avevamo delle ambizioni dichiarate, ma quest'anno non le dichiariamo, ma ce le abbiamo lo stesso le ambizioni. La data è uscita, il 1 novembre iniziamo il campionato. Sulle prospettive dobbiamo essere un po' cauti perché quest'anno, a causa anche del Covid, è stato molto complicato anche costruire e sarà complicato gestire la squadra per tante problematiche. È normale, noi speriamo e pensiamo di aver fatto una buona squadra. Dire poi gli obiettivi, quali saranno, sarà il tempo, saranno le variabili delle altre squadre, saranno le situazioni che si vanno a creare, però penso che Agropoli possa essere orgogliosa di avere ancora una squadra in C-Gold, una squadra che rappresenta il paese, che è una squadra che certamente sarà attrezzata per essere competitiva. Sono molto contento della squadra che abbiamo messo su e penso che sia una squadra diversa dall'anno scorso come caratteristiche, però molto più allenabile. Quindi questo qua mi aspetto tanto da questi ragazzi, tutti i ragazzi motivati, sia gli agropolesi sia quelli che vengono da fuori. Quindi con il basket penso è un amore oramai che ha molti decenni, quello prima con la Coversito, poi la Comuni Cilentano, oggi BCC Mucino Comuni Cilentano, un percorso che ha visto sempre sposare questo sport e soprattutto il progetto, che vede tanti ragazzi, settori giovanili, e noi siamo stati vicini. Oggi c'è una rinnovata dirigenza, ma noi penso che abbiamo vissuto degli anni con il basket, quindi è stato un movimento che ha visto sempre grandi soddisfazioni ad Agropoli fino alla Serie A2. Quest'anno ci sono ambizioni, c'è degli sponsor importanti, non solo la BCC, ma siamo veramente in ottima compagnia e penso che possiamo anche toglierci delle soddisfazioni con un progetto che vede anche protagonista il settore giovanile, e questo ci piace molto perché poi lo sport deve essere evento sportivo, ma deve essere soprattutto un'attività anche di carattere sociale, una crescita per i nostri giovani, per il territorio, e quando questi sono i valori che si cerca di portare avanti, la BCC deve necessariamente partecipare. Noi lo facciamo con grande soddisfazione e con grande impegno. La parte che noi crediamo molto nel progetto sportivo, soprattutto per i giovani, abbiamo sempre avuto una funzione molto importante in questo, infatti ci definiamo partner per la vita, e il fatto che sia una squadra che si stia costruendo sull'anima dei giovani agropolesi ci rende ancora più orgogliosi, perché ci dà veramente un senso sociale molto più importante ed educativo soprattutto. Il mio messaggio è di mettercela davvero tutta, perché è davvero molto importante, ma anche molto più gratificante, lottare, andare avanti sportivamente parlando per la propria maglia, è una maglia che
porta dietro scritto Agropoli, quindi per noi diventa ancora più foriera di gratificazione e di orgoglio. Qual è il miglior messaggio se non fare l'in bocca al lupo per questa stagione, che sicuramente sarà molto complicata e difficile rispetto alle precedenti per via del coronavirus? Noi sì, come ha detto, siamo sempre stati vicini allo sport cittadino del territorio agropolese e come tale anche quest'anno abbiamo rinnovato il nostro supporto alla squadra di basket, offrendo loro i nostri servizi, e auguriamo il meglio all'Agropoli Basket che possa raggiungere ottimi risultati anche nella stagione che si sta per avviare. Quest'anno ricomincia un'altra grande avventura, ci auguriamo naturalmente che possa essere compiuta, nel senso che ci auguriamo naturalmente non solo per il basket ma per tutti noi, insomma, che il Covid non blocchi la nostra normale vita, ma se questo ci auguriamo non accadrà, potremo vivere credo una bella stagione agonistica, una bella squadra giovane che è stata messa in campo dalla società. Questo è un segnale, insomma, il fatto che la stagione parte bene è un segnale positivo, vuol dire che il presidente, vuol dire che i dirigenti, vuol dire che chi stia vicino alla squadra si è dato da fare, e quindi a loro voglio fare naturalmente i complimenti e un forte in bocca al lupo. Ci auguriamo veramente che la stagione possa dare le soddisfazioni a tutti quanti gli agropoesi sperano. Poi c'è il capitano Luigi Borrelli. L'altro agropolese Arturo Parese. Ragazzo del Sud, Cordici Filippo, un altro del Sud, Giuseppe Lepre, Amedeo Norci, Federico Pelleoni, Francesco Scala, Radomir Pekic, Francesco Cantarella, Giuseppe Salerno, Vincenzo Salerno, Marco Preavo, Antonio Lepre, supportato dal mio co-allenatore, che non è un assistente, il mio amico Fabrizio Rosolino. Sarà come parte atletica responsabile del secondo Romeo Ragazzi, Antonio Moriterno. New entry come fisioterapista Domenico Nese. Grazie ancora a tutti. A noi voglio!